Ma la squadra mia ha dato tutto, siamo entrati in campo con troppa tensione, insomma, sapevamo che per noi poteva essere una partita che magari ci avrebbe dato una classifica diversa e quindi questa responsabilità l'abbiamo un po' sentita, è una squadra giovane, è una squadra che ha dato anche oggi il massimo, però dispiace l'essere partiti un po' con il freno a mano tirato, eravamo poco aggressivi, siamo stati poco lucidi, gli abbiamo concesso grande fiducia e sapevamo che non doveva essere così. Non siamo riusciti ad entrare in partita, nonostante ciò, ripeto, abbiamo avuto una palla importante con Castiglia e siamo andati vicini al gol con Germano. E tutt'altra storia al secondo tempo, dove ci siamo scrollati un po', insomma, di paura addosso, siamo partiti molto bene, abbiamo avuto una palla importante per poterla pareggiare, poi abbiamo subito il secondo gol. Ma ripeto, mi è piaciuta la reazione della squadra perché anche sul 3-0 è rientrata in partita, poteva fare due volte il 3-2. È una sconfitta che ci deve far crescere, ci deve far maturare e guardiamo avanti. Mister, buonasera, invece le volevo chiedere, non pensa che la sua squadra, per come aveva preparato la partita, concesso troppo il giro palla a pescare di Zeman, che lei comunque conosce molto bene il suo gioco? Sì, siamo stati poco aggressivi, ripeto, abbiamo sbagliato qualche uscita, li abbiamo agevolati perché sapevamo che loro sarebbero partiti così, sapevamo di dover fare cose diverse, sapevamo di avere un approccio alla partita diverso, però ripeto, questa partita deve farci crescere, deve farci capire che le partite le dobbiamo affrontare col piglio giusto e oggi magari questo fatto che potessimo fare il salto di qualità ci ha un poco frenato. Guardiamo avanti con fiducia. Resta la reazione della squadra e siamo lì ancora a combattere perché sarà così fino alla fine. L'ultima, Mister, grazie. Solitamente gli assenti non si parla mai, però mi sento di spendere due parole per Mammadelle. Non pensa che la squadra pesi troppo su questo giocatore, conti troppo su questo giocatore e la sua assenza oggi si è fatta nuovamente particolarmente sentire nell'organico del gioco della squadra? Ma non, ripeto, a me non piace parlare degli assenti. Oggi mancavano Vives e Mammarella, ma noi abbiamo una rosa importante, giovane, e chi è sceso in campo oggi ha fatto il massimo. Non possiamo pensare che possa mancare un giocatore e la squadra venga meno. Quindi guardiamo avanti con fiducia, continuiamo a lavorare, continuiamo a crescere, continuiamo ad avere voglia di misurarci con partite così importanti. E questa partita deve farci riflettere e farci crescere e maturare.